Buongiorno a tutti. Nella lezione scorsa abbiamo visto diverse applicazioni ed in particolare abbiamo focalizzato anche l'attenzione sulle applicazioni del meccanismo a glifo rotante e a glifo oscillante. Da questi due meccanismi in particolare ne sono venuti fuori altri due esalateri, come ricorderete, la guida di Fairbairn e la guida di Bitworth. Bene, abbiamo visto le applicazioni alle macchine utensili, quindi sono entrambi dei meccanismi a rapido ritorno e questo deriva dall'esigenza di avere una corsa di lavoro, che sarebbe la fase di asportazione di trucciolo, cosa che accade per esempio nella limatrice, nella stozzatrice, per esempio, e una fase di ritorno morta che serve semplicemente per riportare l'utensile nella posizione iniziale al fine di effettuare una nuova passata di lavorazione, usando un gergo meccanico. Bene, oggi vogliamo affrontare anche come esercizio, se volete, l'analisi cinematica istantanea della guida di Fairbairn sicuramente, ma anche di alcune configurazioni della guida di Bitworth. E questo ci consente di applicare concetti che dovrebbero essere ormai familiari per quanto riguarda appunto i moti relativi, poi il metodo dei diagrammi polari, poi il metodo dei cerchi di Bress. Siamo nelle condizioni di poter effettuare tranquillamente l'analisi delle velocità e delle accelerazioni, nonché della curvatura di qualsiasi tipo di meccanismo piano ad un solo grado di libertà. Allora, cominciamo con l'analizzare la guida di Fairbairn, effettuando non soltanto l'analisi delle velocità e delle accelerazioni, ma collegando queste analisi, diciamo, a quelle che sono le prestazioni vere del meccanismo con un occhio, appunto, per esempio la macchina utensile. Questa è una delle possibili applicazioni, quelle più note, più famose, ma ovviamente queste prestazioni possono essere utili anche nel progetto di meccanismi diversi con diciamo obiettivi funzionali diversi. Allora, cominciamo con una schematizzazione appunto della guida di Fairbairn. Riportiamo degli assi di riferimento. Come ricorderete, la guida di Fairbairn è un meccanismo a rapido ritorno che viene fuori dall'applicazione del meccanismo a glifo oscillante. Ok? Allora, abbiamo una manovella, qui abbiamo una coppia rotoidale fissa che indichiamo con A con 0, andiamo a posizionare per esempio qui l'altra coppia rotoidale fissa del glifo oscillante, ok? Quindi la schematizziamo in questo modo. Analogamente qui, questa la indichiamo con B con 0. Allora puntiamo l'attenzione sulle configurazioni di riferimento, poiché in questo caso noi stiamo effettuando un'analisi cinematica istantanea, che quindi corrisponde ad una particolare configurazione del meccanismo. Ecco, ci preme, per capire il funzionamento del meccanismo stesso con un occhio all'applicazione, individuare le configurazioni di maggiore interesse, naturalmente. Ecco, tanto per cominciare, quelle di fondo corsa della slitta. Questo si verifica
nel momento in cui noi andiamo a tirare come asse del glifo una tangente a questa circonferenza che sarebbe la traiettoria, come vedremo tra poco, del punto A della manovella su cui è collegato il motore, quasi mai in azionamento diretto, in collegamento diretto, ma sempre di solito, come abbiamo visto, per il tramite di un riduttore ed anche di una trasmissione a ciglia che in qualche modo rende la trasmissione più soffice. Allora, andiamo a tracciare questa tangente. Alla circonferenza, naturalmente la perpendicolare condotta dal punto A0 individua ovviamente il punto di tangenza, ok? Quindi indichiamo questo punto con A1 perché corrisponde alla posizione 1. In questa configurazione quindi abbiamo la coppia prismatica e quindi il glifo si presenta in questo modo, bene? Allora, questo è il membro 2, il membro 1 è il telaio, il membro 3 è il pistone, il membro 4 è il glifo. Va bene? Questo lo indichiamo come punto B del glifo. Come vi ho detto nella lezione scorsa, ci sono diverse versioni della guida di Firewire. Per esempio, noi facciamo riferimento a questa che presenta due coppie prismatiche, quindi in effetti qui abbiamo un altro pistone che scorre all'interno di quest'altra guida e poi c'è lo slittone . Questo è tutto un corpo rigido. Naturalmente qui ho delle guide che, come abbiamo visto, solitamente sono realizzate a coda di rondine e che garantiscono la traslazione rettilinea della slitta. Questo è il punto B. Naturalmente, se questo è il membro 4, questo pistone diventa il membro 5 e il membro di output di uscita sarebbe la slitta. Ok? Quindi in seguito alla rotazione della manovella questo glifo oscilla e di conseguenza trasmette il moto alla slitta 6 determinando una velocità media della corsa di lavoro che è inferiore alla velocità media della corsa di ritorno, come dicevamo prima. Ok? Ok, questa è una configurazione. Sempre dal punto B con 0 noi possiamo tirare un'altra tangente opposta alla precedente, sempre alla circonferenza che rappresenta la traiettoria del punto A della manovella, che è il membro motore. Analogamente qui posso individuare questo altro punto. Questo punto è A con 2. Non ridisegno il glifo perché naturalmente ci interessa soltanto la configurazione finale. Bene, il punto B è un punto che può essere considerato appartenente al glifo 4, per cui il suo centro di rotazione è il punto B con 0. Va bene? Quindi la sua traiettoria è un arco di circonferenza,
di centro bigo 0. Ok? Quindi andiamo a tracciare questo arco di circonferenza e otteniamo un arco di questo tipo. Ok? Questo punto B si trova nella configurazione 1 compatibile con A con 1. Questo è il punto B più 2, cioè la posizione 2 sempre dell'estremo del glifo. È naturale che qui la slitta si troverà in una posizione diversa. Ok? Questo è l'asse di simmetria della corsa della slitta, che come vedremo è anche la configurazione, quella centrale, in cui si ha il valore massimo della velocità sia in fase di lavoro che in fase di ritorno. Ok? Allora vi anticipo che in questa configurazione, siccome questa è la posizione di punto morto della slitta, naturalmente la velocità V6, cioè di B appartenente a 6, è naturalmente uguale a 0. Okay? Quindi abbiamo, come solitamente accade nelle situazioni di inversione di moto, abbiamo una velocità istantanea uguale a 0 ed un'accelerazione massima. Analogamente da quest'altra parte, perché anche questa è posizione di fine corsa, naturalmente. Quindi velocità nulla, accelerazione massima della slitta. Nella posizione invece centrale, e ce ne sono due di posizioni centrali, ce ne sono due perché? Perché una corrisponde alla posizione della manovella 0A sopra, ok? Abbiamo questa posizione, che la indichiamo per esempio con A con 3, e un'altra posizione, il glifo si trova sempre con l'asse coincidente con l'asse di simmetria del meccanismo, ma in un caso la manovella sta sopra, in un altro caso la manovella sta sotto, giusto? In entrambi i casi manovella e bilanciere sono allineati, una volta sopra, una volta sotto, quindi questa sarebbe la posizione A con 4. Queste sono le quattro posizioni di riferimento. Ok? Velocità nulla, accelerazione massima, velocità nulla, accelerazione massima, velocità massima, accelerazione nulla, velocità massima, accelerazione nulla. Ok? È ovvio che nel realizzare un meccanismo di questo tipo, che è un esalatero, rispetto al semplice manuellismo di spinta, oppure se ricordate al meccanismo di Scott Joke, in cui comunque operiamo una trasformazione del moto rotatorio in un moto rettilineo alternativo, è evidente che vogliamo qualcosa in più, non ci complichiamo la vita inutilmente. E come vi ho detto più volte, appunto abbiamo delle velocità medie di andata e di ritorno che sono diverse. Ed è quello che noi vogliamo fare, però questa volta applicando i metodi di analisi cinematica che abbiamo imparato fino ad ora. Benissimo. Allora, come abbiamo detto, il membro motore è questa manovella, quindi immaginiamo di conoscere la velocità angolare istantanea, ma anche costante, del membro 2 e andiamo via via a considerare le configurazioni di interesse che sono queste quattro. Quindi partiamo da quella numero 1 e andiamo a vedere che cosa accade. Allora, la velocità istantanea del punto 1, ritenuto appartenente al membro 2, quindi alla manovella, non può che essere rappresentata da questo vettore. Ok? Questa è la velocità di A1 appartenente, anzi diciamo di A appartenente a 2, in quella configurazione. Ma noi sappiamo, dalla legge dei moti relativi, che abbiamo dimostrato nella prima lezione del corso, noi sappiamo cosa. Quindi in questo caso ometto questo pedice per non complicare la simbologia e quindi faccio riferimento al punto A. Quindi la velocità
gli ha ritenuto appartenente al membro 2, in questo caso il significato del membro, al membro 2, cioè la manovella, è uguale alla velocità di A appartenente al membro 4, cioè il glifo, più la velocità di A 2, 4. Legge dei moti relativi. Quindi il punto è lo stesso, ma i piani mobili sono diversi, perché uno è solidale a 2 e l'altro è solidale a 3. Quindi nonostante geometricamente quei due punti in quell'istante coincidano, ok, le velocità possono essere diverse, ok? Perché sono due piani mobili. Uno ruota intorno ad A0 fisso, in questo caso, e l'altro, il glifo, ruota intorno a B0 fisso. D'accordo? Benissimo. Allora, questa è l'equazione vettoriale di riferimento. Che cos'è che conosciamo? Conosciamo la velocità di A appartenente a 2, che abbiamo appena rappresentato, e la possiamo anche indicare in questo modo. E dal punto di vista scalare la possiamo calcolare in questo modo, quindi VA2 o anche vettoriale. VA2 sarebbe uguale ad omega 2 per A0A, va bene? In forma scalare, in forma vettoriale lo stesso A2, A0A vettore, come vettore posizione rispetto al punto fisso A0. Quindi questo vettore è completamente noto ed è rappresentato qui. Per risolvere questa equazione vettoriale, con un metodo grafico proposto da Smith, poligoni delle velocità. Poligoni delle velocità, conosciamo di questa la direzione, perché sarebbe la velocità relativa. La velocità relativa è imposta dalla forma del glifo, che in questo caso è una forma rettilinea, non è detto, perché potrebbe essere anche curvilinea, ok? E dalla velocità dello stesso punto ritenuto appartenente al membro 4, cioè al glifo. Ma questo punto appartenente a 4 chiaramente deve ruotare intorno al rispettivo punto fisso, che è B con 0, va bene? Quindi la direzione della velocità naturalmente deve essere perpendicolare alla congiungente, e in questo caso, in questa configurazione, sarebbe proprio questa. Quindi anche qui conosciamo la direzione, e tali direzioni in quella particolare configurazione sono perpendicolari tra di loro. Allora, attenzione nel disegno del poligono delle velocità che rispetta questa equazione vettoriale. Ecco, perché? Perché questo è il vettore velocità di A appartenente a 2, che posso rappresentare perché lo conosco completamente, direzione verso il modulo, e conosco poi quelle direzioni. Bene, allora, come sappiamo ben fare, dobbiamo riportare la direzione della velocità di A appartenente a 4 a partire dal polo P del diagramma polare delle velocità, ma questa direzione è proprio perpendicolare a questo vettore che abbiamo appena rappresentato, va bene? Riportiamo poi la direzione della velocità relativa, perché dobbiamo sempre guardare naturalmente l'equazione vettoriale. Questa è la soluzione grafica di quell'equazione vettoriale, che potremmo risolvere anche analiticamente, ovviamente. Quindi, attenzione, quest'altra direzione è praticamente la stessa di A2 in questa particolare configurazione. Io la disegno appunto di un colore diverso per metterla in evidenza. In realtà quelle due linee sono sovrapposte, perché la direzione è la stessa, ok? Perché in questo caso particolare questa velocità è proprio perpendicolare ad A0 a 1, così come lo è l'asse del glifo, va bene? E allora come si chiude il poligono? Beh, non ci spaventiamo, dobbiamo guardare qui. La V di A2 è uguale a cosa? Alla somma della V di A4, ma la direzione della V di A4 è questa, giusto? VA4 è questa qui, più questa. E quindi cosa viene fuori? Viene fuori qui che questo vettore, la V
A, 2, 4 praticamente è uguale a questo. Mentre il vettore della velocità istantanea di A appartenente a 4 è uguale a 0, perché qui l'ho disegnato in questo modo per metterlo in evidenza, ma in realtà si riduce a un punto, quindi è nullo, un vettore nullo naturalmente. Ok? Quindi, dal punto di vista scalare, da V di A4 è uguale a 0, ma siccome A appartiene a 4, no? Di conseguenza potrei scrivere che la omega 4 è uguale alla VA4 diviso V0A, in questo caso. Ma la V di A4 è uguale a 0, quindi anche la omega 4 è uguale a 0. Quindi praticamente il glifo si comporta come un bilanciere e questa è proprio una configurazione morta. Va bene? Cioè è una configurazione estrema, la velocità istantanea, angolare è uguale a 0. È istantaneamente fermo. Ok? E lo abbiamo semplicemente dimostrato. Bene? Andiamo avanti con l'analisi delle accelerazioni, sempre con riferimento alla stessa configurazione, ok? Questa indicata col pendice 1. Se noi riteniamo che la omega 2 sia costante, ed è abbastanza accettabile, esclusi i transitori di avviamento e di arresto, buona approssimazione, possiamo ritenere che sia tale, se la omega 2 è costante, la accelerazione di A ritenuto appartenente a 2 è un'accelerazione puramente normale, cioè centripeta. Siccome il centro di curvatura in questo caso è proprio A con 0, questo è il vettore accelerazione di A appartenente a 2. Ok? Accelerazione A appartenente a 2. Bene. Se lo scriviamo in forma scalare, l'accelerazione di A2 sarebbe uguale alla V di A2 diviso A0A al quadrato. Ma in questo caso, come detto nelle lezioni precedenti, quando abbiamo parlato della rappresentazione intrinseca del moto, in questo caso particolare, questa è anche uguale a omega 2 al quadrato per A0A. Bene, questo è l'input del moto, perché il membro movente è il membro 2, e vogliamo andare avanti con l'analisi cinematica, ok? Poi passiamo a considerare anche la slitta. Allora, l'accelerazione di A appartenente a 2. Anche qui, naturalmente, vado ad applicare il teorema di Coriolì. Quindi moto relativo per le accelerazioni, accelerazione di A appartenente a 2 è uguale all'accelerazione di A appartenente a 4 più l'accelerazione di A 2, 4 più due volte omega 4 vettore velocità di A 2, 4 che sarebbe la accelerazione di Coriolì. Ok? Ma l'accelerazione di A appartenente a 2 è completamente nota, l'abbiamo appena calcolata e l'abbiamo anche rappresentata sulla figura. Abbiamo l'accelerazione di A appartenente a 4 che non conosciamo e che in generale presenta due componenti, una componente normale e una componente tangenziale. Quindi qui abbiamo in generale due componenti, una normale e un'altra tangenziale. Bene, noi dobbiamo puntare solitamente alla determinazione della componente normale, perché la componente normale dipende dalla velocità e dal raggio di curvatura, quindi solitamente ci possiamo arrivare, ok? Infatti qui abbiamo che l'accelerazione normale di A appartenente a 4 la possiamo esprimere come la velocità di A appartenente a 4 al quadrato, scriviamola scalarmente, diviso il
raggio di curvatura, ma siccome in questo caso il moto del glifo è un moto rigido puramente rotatorio intorno a pi con 0, pi con 0 è anche centro di curvatura, ok? E quindi diviso pi con 0 a. E questa quindi la possiamo calcolare scalarmente, ma la direzione naturalmente è quella che va da A verso il rispettivo centro di curvatura che è pi con 0, cioè l'azione centripeta punta sempre, come detto più volte, verso il centro di curvatura. Per quanto riguarda la componente tangenziale, l'unica cosa che possiamo dire è che conosciamo la direzione, che noi stiamo facendo l'analisi dell'accelerazione, quindi non la conosciamo, è proprio una delle cose che vogliamo determinare. La direzione qual è? Se questa è la direzione normale, la direzione tangenziale non può che essere ancora questa, e quindi questa è nota in direzione. Andiamo a vedere cosa sappiamo di questo termine. Questo termine rappresenta l'accelerazione del moto relativo. Il moto relativo, come detto prima, per le velocità è naturalmente un moto rettilineo, perché la sagoma del glifo è rettilinea. Ripeto, non è detto, perché potrebbe avere anche una sagoma curvilinea, il discorso cambierebbe un po'. Essendo comunque in questo caso rettilineo, la componente normale è uguale a zero. Quindi questa presenta in generale soltanto componente tangenziale, e tra l'altro è nota la direzione, ok? Quella normale non c'è. Non c'è perché il raggio di curvatura nel moto relativo va all'infinito, la velocità al quadrato diviso il raggio di curvatura che va all'infinito è uguale a zero. Va bene? E andiamo avanti ad analizzare l'accelerazione di Coriolis. Però in realtà queste sono considerazioni di carattere generale. Nella specifica configurazione, che è questa configurazione qui di punto morto del bilanciere, glifo bilanciere, noi abbiamo appena dimostrato che la VDA4 è uguale a 0, quindi anche questa componente qui è uguale a 0, non c'è. Se andiamo a vedere l'accelerazione di Coriolis, compare la omega 4, che sarebbe la omega del moto di trascinamento, ma la omega 4 è 0 in questa particolare configurazione. Quindi anche questo termine qui di Coriolis è uguale a 0 nella particolare configurazione. Va bene? Quindi questa normale è uguale a 0, quella di Coriolis è uguale a 0. Va bene? Andiamo a costruire comunque il diagramma polare delle accelerazioni, in ogni caso, va bene? E per poi analizzarne i risultati. Allora, andiamo a considerare la parallela a questa. Quindi queste dovrebbero essere parallele tra di loro, questa e anche questa. Questo è il vettore accelerazione di A appartenente a 2. E quindi questo è al primo membro e noto. Al secondo membro abbiamo visto che questi due termini non ci sono, però ho queste componenti, diciamo, tangenziali. Vediamo come si presentano nella fattispecie. Allora, l'accelerazione tangenziale di A appartenente a 4 ha la stessa direzione di questa. La disegno con un colore diverso a fianco, in realtà ovviamente sono sovrapposte. E poi abbiamo la accelerazione tangenziale, cioè solo quella, nel moto relativo, che è naturalmente diretta secondo l'asse del glifo, ma l'asse del glifo è perpendicolare a quella direzione. Quindi la perpendicolare a questa, la riporto qui, sarebbe questa qui, va bene? E questo è il polo P del diagramma polare delle accelerazioni. Allora, se vado a chiudere, in realtà abbiamo già chiuso il diagramma polare, cosa ottengo? Ottengo che questo è,
bianco è praticamente, rappresenta il vettore accelerazione di A 2, 4, quindi nel moto relativo, questa è l'accelerazione questa è la componente tangenziale dell'accelerazione di A appartenente a 4, cioè tangenziale di A appartenente a 4, cioè al glifo, mentre si riduce ad un punto, e quindi è nulla, la accelerazione a 2, 4, va bene? Si riduce ad un punto. Quindi, cosa viene fuori? Se guardiamo il risultato in forma scalare, abbiamo l'accelerazione tangenziale di A appartenente a 4, che in questa configurazione particolare è uguale all'accelerazione di A appartenente a 2, che è nota, ma che è anche uguale, naturalmente, ad alfa, scrivo ancora in forma scalare, alfa B0A, e da questa ricavo alfa 4, che sarebbe l'accelerazione angolare istantanea del glifo, quindi alfa 4 sarebbe uguale all'accelerazione di A appartenente a 4 tangenziale diviso P con 0A. Ok? Se guardiamo il verso, sono equiversi questi vettori, va bene? Sono equiversi, tant'è vero che se porto al primo membro avrei A2 meno A4 uguale a 0, giusto? Quindi sono uguali e quindi di conseguenza io ottengo un'accelerazione angolare, che la rappresentiamo e questa è l'accelerazione alfa 4. Ok? Quindi omega 4 uguale a 0 e valore di alfa 4 naturalmente massima, perché praticamente tutta l'accelerazione viene trasmessa, perché quella relativa è uguale a 0. Ok? Bene. A questo punto ci spostiamo fino al membro M6, e per quanto riguarda le velocità, la velocità di A appartenente a 4 uguale a 0, la omega 4 uguale a 0, e quindi naturalmente la velocità di B appartenente a 4 è 0. Ovviamente il glifo non si muove, B è un punto del glifo, e quindi non si muove neanche B. Ok? Naturalmente, se questo punto è fermo, non trasmette niente, quindi naturalmente anche la slitta è ferma in quella configurazione, ok? Quindi possiamo dire che in questa configurazione la, di conseguenza, in termini di velocità, la velocità di B appartenente a 4, ma di conseguenza di B appartenente a 6, è uguale a 0. Quindi la slitta è ferma in quell'istante, è la configurazione di punto morto. Ok? Bene, questo per quanto riguarda le velocità. Per quanto riguarda le accelerazioni, noi ce l'abbiamo un alfa 4 che è diversa da 0, e abbiamo un'accelerazione di A appartenente a 4 che è uguale a quella di A appartenente a 2, e quindi per le accelerazioni il discorso è diverso, va bene? Il discorso è diverso, e posso andare qui a calcolare l'accelerazione di B da prima appartenente a 4, e questa è uguale ad alfa 4 di 0 B.
E poi da lì andiamo a calcolare, riapplicando la legge dei moti relativi, l'accelerazione di B appartenente a 6, perché posso riscrivere questa, la scrivo qui, posso scrivere accelerazione di B appartenente a 4 è uguale all'accelerazione di B appartenente a 6 più l'accelerazione B 4 6 più due volte la omega 6 vettor velocità B 4 6. Riscrivo la stessa teorema di Coriolis, questa volta però facendo riferimento al punto B e ai membri 4 e 6 piuttosto che 2 e 4. Anche qui andiamo a vedere i singoli termini e vediamo come stanno le cose. In realtà è più semplice di quello che sembra, perché la omega 6 è uguale a 0, è uguale a 0 perché la slitta naturalmente non cambia di orientamento, per cui la sua velocità angolare, l'atto di moto, è traslatorio, quindi omega 6 è uguale a 0 e quindi questo termine non c'è perché è uguale a 0. Questa la conosciamo perché l'abbiamo calcolata qui, e quindi ok. Poi abbiamo l'accelerazione di B appartenente a 6. Che in generale presenta una componente normale ed una tangenziale, ok? Quindi in generale abbiamo una componente normale ed una tangenziale, come sempre, ma nel caso specifico la B appartenente a 6, la 6 come corpo rigido, come si muove? Membro 6, è la slitta. Quindi la traiettoria di B appartenente a 6 è una traiettoria rettilinea. Ok? Perché? Perché, diciamo, è vincolato in modo tale da generare un moto traslatorio rettilineo a traiettorie rettilinee. Quindi questa componente normale non c'è, è uguale a 0. Andiamo a vedere ora anche quella nel moto relativo. Nel moto relativo, anche qui, noi abbiamo una componente normale tangenziale, in generale sempre, però siccome la guida è anche qui rettilinea, come vedete, questo è l'asse della guida che è rettilinea, anche in questo caso la componente normale è uguale a zero. Quindi, come vedete, rimangono pochi termini, quindi il poligono delle accelerazioni è veramente molto semplice e lo possiamo magari rappresentare anche direttamente qui sopra, perché abbiamo l'accelerazione di A appartenente a potrei anche farlo, però c'è un AB4 che è il maggiore, allora il disegno si complica un po', quindi lo rifacciamo. Ok, allora qui ho una accelerazione di A appartenente a 4 che, siccome è uguale ad alfa B0B e B0B è maggiore di B0A, naturalmente questo vettore, che l'ho fatto già abbastanza grande per rendere il disegno più chiaro, ma questo vettore naturalmente deve essere maggiore dell'accelerazione di B appartenente a 4. Ok? Perché c'è un legame lineare, se aumenta questa distanza, naturalmente questo deve essere più grande. Questi devono essere sempre paralleli tra loro. Benissimo. Allora, questo è il polo del diagramma delle accelerazioni nel punto B. Questo è il contrario. C'è
accelerazione di B appartenente a 4 è maggiore di A appartenente a 4, e poi abbiamo queste due direzioni, quindi quella del moto relativo, che è questa, perché corrisponde all'asse di questa guida, e poi l'altra che rappresenta la componente tangenziale, ma la traiettoria rettilinea in questo senso, e quindi il diagramma delle accelerazioni si chiude in questo modo. Va bene? E allora abbiamo questa che è l'accelerazione di B appartenente a 6 e questa che è l'accelerazione B 4, 6, cioè nel moto relativo. Il risultato che ci interessa di più naturalmente è l'accelerazione istantanea della slitta, che è questa. Questo è l'output. Quindi l'input è l'accelerazione di A2, l'output è l'accelerazione di B appartenente a 6, perché 2 è il membro movente e 6 è il membro cedente, cioè l'output del meccanismo. Va bene? Oh, sperando di non complicare questa rappresentazione, se questo lo faccio un pochino più corto, immaginiamo di usare scale diverse, e diciamo che l'accelerazione di B appartenente a 6 la potevo ricavare direttamente, perché ho un andamento lineare, quindi con un diagramma lineare delle accelerazioni tangenziali, avrei ottenuto questo risultato. Ok? Quella rappresenta l'accelerazione di B appartenente a 4, che è quella che ho rappresentato qui. Ok? La stessa. Perché è data da un diagramma lineare dove la costante è alfa 4, perché in quell'istante ha un valore costante l'accelerazione angolare di 4. E poi, diciamo qui, avrei potuto direttamente ricavare la componente relativa e la traslazione della slitta. Ok? Stesso risultato, però sviluppato direttamente sullo schema. Va bene? Ok, quindi che cosa abbiamo capito? Che in questa configurazione noi abbiamo una velocità istantanea della slitta uguale a 0 ed una accelerazione istantanea della slitta che, come vedete, è abbastanza grande ed è calcolabile, come abbiamo appena fatto. Ok? Bene, questa è una delle configurazioni. Andiamo per esempio a considerare questa, la parte opposta è sostanzialmente la stessa cosa, insomma, quindi possiamo tranquillamente saltare. Invece ci interessano le configurazioni in cui la manovella, cioè il punto A, si trova nella posizione 3 o nella posizione 4. E quindi andiamo a considerare, come fatto prima, dapprima le velocità e successivamente le accelerazioni. Quindi la velocità istantanea in questo punto, in realtà se omega 2 è costante, dovrei avere qui lo stesso vettore velocità in modulo, naturalmente A si muove di modo circolare uniforme, quindi cambia la direzione e il modulo è costante. Va bene? Questa è la velocità istantanea di A appartenente a 2 in quella configurazione, la configurazione 3. Naturalmente il glifo non lo disegno, altrimenti si complica troppo la figura, ma naturalmente il glifo si è spostato e si trova allineato con la manovella, che si trova in questa posizione. Vogliamo andare a calcolare la velocità istantanea della slitta. Nota che sia la velocità
in ingresso, vogliamo ricavare quella in uscita. Allora, il discorso è abbastanza semplice, potrei seguire naturalmente questo stesso approccio, però possiamo anche arrivarci in maniera diversa, che poi è semplicemente derivato dalla costruzione di diagrammi delle velocità che sono comunque sempre basati su quei teoremi naturalmente. Quindi se noi consideriamo che questo è il centro rotazione di 2, noi abbiamo questo diagramma lineare delle velocità di tutti i punti appartenenti a 2 corpo rigido, va bene? Ecco, nel moto relativo, siccome questa velocità è perpendicolare all'asse del glifo, la velocità relativa in quel caso è 0, quella relativa. Noi abbiamo visto qui che cos'è che era 0, la velocità di A appartenente a 4. In questa configurazione invece va a 0 la velocità relativa e qui ottengo il massimo, cioè trasmetto tutto il moto, va bene? Perché? Perché sto spingendo, anche se sto in termini cinematici, ma in sostanza sto spingendo esattamente in direzione perpendicolare al glifo, ok? Quindi trasmetto tutta la velocità, quella relativa in quell'istante è uguale a 0, quindi quella di trascinamento è uguale a quella assoluta, ok? Se guardiamo questa relazione, questa è nulla e quindi queste due sono uguali, ok? Detto questo, la velocità di questo punto appartenente a 2 è anche la velocità dello stesso punto ritenuto appartenente al glifo, cioè a 4. Ma siccome il centro di rotazione di 4 è di con 0, io posso ricavare un altro diagramma delle velocità associato questa volta ad un altro corpo rigido che è il glifo 4. Diagramma lineare, congiungo questa linea, questo punto, scusatemi, con il centro di rotazione di 4, che è questo, prolungo e arrivo ad un vettore velocità di questo, va bene? Vettore velocità del punto B. Quindi questo è il vettore velocità di A appartenente a 2 che è uguale alla velocità di A appartenente a 4 e questo è il vettore velocità di B ritenuto appartenente a 4. Va bene? Ho ragionato in maniera un po' più rapida rispetto a prima, ma ovviamente il risultato è lo stesso. Cosa dovrei fare per ricavare la velocità della slitta in questa configurazione? Come al solito dovrei riapplicare il teorema dei moti relativi, ok? Tra 4 e 6. Ma siamo diventati un po' più smart e quindi insomma ci arriviamo subito. Perché? Perché se vado a applicare questa relazione per B dovrei scrivere VB2, 4 diventa V, cambia il punto ma anche il membro, quindi VB4, che è quella che conosco, è uguale alla velocità di V appartenente a 6 più quella relativa. Ma anche in questo caso quanto vale la velocità relativa? Questa volta vedete qual è l'accoppiamento prismatico? Se il vettore velocità è perpendicolare all'asse della guida, la velocità relativa è uguale a 0 perché non c'ha componenti, ok? Non ha componenti, quindi se la velocità relativa è uguale a 0, come accadeva qui, ancora una volta la velocità assoluta è uguale a quella di trascinamento. Quindi, morale della favola, questa VB4 è uguale alla VB6, quindi è già il risultato che cercavamo. Cioè, quello è il vettore velocità istantaneo di quel punto appartenente alla slitta. Ok? E naturalmente questo valore è massimo in questa corsa. Perché? Perché trasmetto tutto. Quindi tutto il vettore velocità lo trasmetto nell'accoppiamento con il glifo
e ancora una volta lo trasmetto tutto nell'altro accoppiamento, cioè nella seconda coppia prismatica. Quindi devo aspettarmi che la velocità sia massima, non perdo niente, tra virgolette, come moto relativo. Va bene? Ok, quindi questa è la velocità di B appartenente a 6 e siamo arrivati. Per quanto riguarda la velocità, per quanto riguarda questa configurazione. Come detto, diciamo, all'inizio, a noi interessa anche questa configurazione qui. Quindi, ancora una volta, manovella e glifo allineati, ma la manovella si trova sotto, piuttosto che sopra. Ok? Bene, cosa accade? Siccome la manovella abbiamo ipotizzato che giri in senso antiorario, in questo senso, naturalmente quando sto in questa configurazione avrò lo stesso vettore velocità perché il moto è uniforme, ma naturalmente il vettore velocità è questo, giusto? È opposto, perché deve girare in senso antiorario. È un istante diverso, va bene? Un istante diverso cui corrisponde una configurazione diversa del meccanismo, che ovviamente si muove. Ok? E questa è la velocità di A appartenente a 2 nella configurazione 4. VA2. E valgono delle considerazioni simili a quelle fatte prima, perché anche in questo caso il vettore velocità è perpendicolare all'asse del glifo, non qui, ma qui, ok? E quindi moto relativo 0, nullo, perché c'è componente nulla, è perpendicolare, e allora anche in questo caso il moto assoluto coincide con quello di trascinamento, quindi la V di A2 è uguale alla V di A4, coincido. E anche qui trasmetto tutto il moto, perché nel moto relativo non c'è nulla in quell'istante. E allora, se la VA2 è uguale alla VA4, per quanto detto, ma si può dimostrare facilmente applicando questa relazione, possiamo ragionare come fatto prima. Allora, abbiamo un diagramma delle velocità lineari considerando A appartenente a 2, cioè la manovella, il cui centro di rotazione è a 0, quindi qui viene un diagramma di questo tipo, naturalmente la velocità angolare omega 2 è la stessa, quindi si trova esattamente allineato così come l'ho rappresentato, ma la velocità di questo punto è anche quella di 4 e il centro di 4 è B0, quindi vado a congiungere l'estremo di questo vettore velocità rosso con il centro di istantanea rotazione che è in questo caso un punto fisso perché il moto è puramente rotatorio. Quindi congiungo questo punto con B con 0 fino a ricavare la velocità istantanea di B appartenente a 4, però nella configurazione opposta, quando la manovella si trova sotto. Guardate la differenza di velocità, è opposta perché fa riferimento alla corsa di ritorno, ma è molto più grande di questa, rapido ritorno, ok? Quindi a questo punto abbiamo incominciato a capire, insomma, come funziona e come stanno le cose, va bene? Quindi ho una velocità angolare costante omega 2, però in questa corsa, che è la corsa di andata che va da A1 ad A2, scriviamolo, quindi dalla configurazione A1 alla configurazione A2 ho la corsa di andata forward motion, ok?
nella configurazione 2 fino nuovamente, anzi facciamo così, così indichiamo la sequenza, da 1 a 3 a 2 e poi da A2 a 4 a 1 ho la corsa di ritorno, return motion. Va bene? Questa è la corsa di andata. Bene, allora dobbiamo fare delle altre considerazioni per quanto riguarda le accelerazioni. Ok, abbiamo ragionato sulle velocità, andiamo a ragionare sulle accelerazioni per queste due configurazioni, intendo la 3 e la 4. Il moto è circolare uniforme della manovella, quindi ho questa accelerazione di A appartenente a 2 che naturalmente è costante ed è centripeta, eccola qua, nella configurazione del punto 3, va bene? Allora dovrei applicare nuovamente il teorema di Coriolis, accelerazione di A appartenente a 2. Quindi questo termine è noto, l'accelerazione di A appartenente a 4 scriviamola perché qui è meno scontato. Lasciatevi scrivere, quindi l'accelerazione, diciamo così, questa è la configurazione 3, ok? Quindi l'accelerazione di A appartenente a 2, A appartenente a 4, è la stessa ma la riscrivo, accelerazione A 2, 4, perché i risultati sono diversi, omega 4, V A 2, 4. Allora, l'accelerazione di A2 è nota, è questa qui. L'accelerazione di A appartenente a 4 presenta due componenti, normali e tangenziali, ma attenzione che valgono considerazioni diverse rispetto a quelle fatte poc'anzi, perché l'accelerazione normale è uguale alla velocità di A appartenente a 4 al quadrato diviso il raggio di curvatura che è B0A, ma questa volta la V di A4 non è nulla, in quest'altra configurazione è uguale a 0, quella configurazione lì non è uguale a 0, la velocità di A appartenente a 4 è questa e quindi quel termine c'è ed è diverso da 0, ok? Questo è diverso da 0 in questo caso. L'accelerazione tangenziale, conosco la direzione, quella relativa, come al solito, essendo la guida lineare, ho solo la componente tangenziale. Andiamo a vedere quella di Coriolis. Quella di Coriolis, la omega 4 istantanea, la omega 4 istantanea è per la configurazione 3, sarebbe questa naturalmente, perché il glifo si sta muovendo in questo modo, per la configurazione 4 come vedete sarebbe questa, va bene? Questa è per la configurazione 3,
questa è per la configurazione 4, quindi sono entrambe diverse da 0, anche se in questo momento stiamo considerando la configurazione numero 3, quindi omega 4 è diversa da 0. Ma che cos'è che è uguale a 0? È la velocità relativa. Quindi se la velocità di A 2, 4 in quell'istante è uguale a 0, questo termine non c'è perché questa è uguale a 0. Va bene? Allora andiamo a vedere come si presenta il poligono delle accelerazioni in questo caso. Questa è l'accelerazione di A appartenente a 2 in questo istante. Questo è il polo P, il diagramma polare. Ho una componente normale, questa la posso calcolare. Attenzione perché le velocità sono uguali, ma cambiano i raggi di curvatura, perché A appartenente a 2 ha come centro di curvatura 0, A appartenente a 4, cioè al glifo, ha come centro di curvatura B0, quindi i raggi di curvatura sono diversi, va bene? E quindi di conseguenza anche la accelerazione normale, quindi velocità uguale ma cambiano i raggi di curvatura. In che modo cambiano? Allora noi abbiamo da VA4 quadro diviso B0A e dall'altra parte abbiamo in merito al metro 2 VA2 al quadrato diviso a 0A, ma B0A è maggiore di A0A, mentre la V di A4 scalare è uguale alla V di A2. Quindi i numeratori sono uguali, i denominatori sono diversi, ma in misura tale che questo qui è più grande. Ok? Quindi se questo è più grande, l'accelerazione normale di A appartenente a 4 è più piccola. Del resto ce lo aspettiamo, perché la curvatura è più piccola, no? Perché la traiettoria di questo punto sarebbe questa. Ok? Quindi vedete che quest'altra traiettoria ha una maggiore curvatura. Va bene? E quindi è ovvio che la A normale rispetto a 2 è naturalmente più grande. Quindi questa è più piccola. Allora, andiamo a rappresentarla e la posso rappresentare, diciamo così, questa è l'accelerazione normale di A appartenente a 4, come detto ha la stessa direzione ma è più piccola perché cambia il raggio di curvatura, questa l'abbiamo rappresentata, c'è quella tangenziale che naturalmente è perpendicolare a questa come direzione, quella di Coriolis uguale a 0 e ci rimane quella del moto relativo, cioè l'accelerazione di A2,4 che ha la direzione puramente tangenziale perché la guida è rettilinea, ha questa direzione qui. La rappresento dall'altra parte a partire da questo punto e otterrei praticamente questa retta qui. Le faccio un po' spostate, in realtà sono sovrapposte, sperando appunto che si capisca meglio, e quindi qui otteniamo in sostanza un punto, quindi che vuol dire che l'accelerazione tangenziale di A appartenente a 4 è uguale a 0 perché si riduce ad un punto, quindi accelerazione di A2 uguale ad A4 normale più quella tangenziale che è uguale a 0 più quest'altra, quindi questa relativa in effetti è data dalla differenza delle due, quindi questa è l'accelerazione di A2,4, la differenza delle due che è legata alla differenza di raggi di curvatura come detto prima. Risultato importante è questo: l'accelerazione tangenziale di A rispetto a 4 è 0, ma se è 0 la componente tangenziale è 0 alfa 4,
Va bene? Quindi qua abbiamo alfa 4 nella configurazione 3 è uguale a 0. Quindi abbiamo scoperto cosa? Che nella configurazione 3 ottengo una velocità massima nella corsa di andata, ma accelerazione nulla. Va bene? Perché se alfa 4 è uguale a 0 in questa configurazione, naturalmente è uguale a 0 con l'accelerazione di B, e quindi è tutto 0. Va bene? Tutto 0. In realtà c'è la componente normale, non è proprio così, ma comunque la slitta accelerazione nulla. Se vogliamo essere più precisi, dovremmo rappresentare il vettore accelerazione di B appartenente a 4, perché questo è A appartenente a 2, poi A appartenente a 4, quindi B appartenente a 4, in realtà normale, perché quella tangenziale già so che è uguale a 0, quindi coincide con la componente normale, B appartenente a 4, perché pure 4 ha una traiettoria curvilinea, B appartenente a 4 ha una traiettoria curvilinea, di conseguenza l'accelerazione normale c'è, ok? Bene, scriviamola, risulta più chiaro, accelerazione di B appartenente a 4 è uguale all'accelerazione di B appartenente a 6 più AB 4 6 più 2 omega 6 vettor velocità B 4 6. E scriviamo ancora una volta il teorema di Coriolì per questo punto nella configurazione 3. La B4 la conosco, la omega 6 è uguale a 0, va bene? Perché sarebbe la omega della slitta, quindi questo termine risulta uguale a 0. Questa la conosco, questa è soltanto tangenziale, ne conosco la direzione. L'accelerazione di B6 presenta due componenti, una normale e una tangenziale. La normale è la VB6 quadro B0B, ok? B0B, il raggio di curvatura è aumentato perché B0B è più grande di B0A, ok? Quindi l'accelerazione normale di B appartenente a 6 è più piccola, e la metto qui. Più la traiettoria diventa piatta, e minore è naturalmente la componente normale dell'accelerazione, a meno che non vari la velocità. Ipotizzando di tenere la velocità costante, il tutto dipende solo dalla curvatura. Siccome il raggio di curvatura è più grande, quindi la curvatura, che è l'inverso del raggio, è minore, praticamente diminuisce anche la componente normale dell'accelerazione. Quindi questa è l'accelerazione normale di B appartenente a 6, cioè la slitta. No, però attenzione, questa è la B appartenente a 4, no, la B appartenente a 6 ha una traiettoria rettilinea, quindi in realtà non c'è, è uguale a 0. Pardon, questa è uguale a 0. Questa è uguale a 0 perché ha una traiettoria rettilinea. Quanto detto vale per B appartenente a 4.
componente tangenziale e anche questa del modo relativo c'è soltanto la componente tangenziale. Quindi B appartenente a 6 tangenziale a questa direzione, B relativa tangenziale a questa direzione. Ok? Quindi va bene, questa è l'accelerazione B4-6 e qui, come vedete e come ci aspettavamo, l'accelerazione di B appartenente a 6 è uguale a 0. Quindi abbiamo verificato che l'accelerazione istantanea della slitta in quella configurazione è uguale a 0. Ok? Va bene, allora un analogo discorso può essere fatto per le accelerazioni nella configurazione 4, vi dico che l'accelerazione di 6 è ancora uguale a 0, e quello che invece voglio aggiungere è questo. Allora cancello questa parte perché alla luce dell'analisi cinematica che abbiamo sviluppato per questo meccanismo nelle configurazioni più significative per quanto riguarda il reale funzionamento dello stesso, possiamo ricavare, seppure in maniera qualitativa, i diagrammi delle velocità e delle accelerazioni. Non lo faccio qui perché non c'è spazio, ma questa rappresenta la corsa, va bene? Questa è la corsa della slitta. Ecco, se vado a riportare qui la corsa, immaginiamo che questa sia la corsa, quindi è un diagramma nello spazio, non è nel tempo, è nello spazio. Andiamo a riportare i diagrammi delle velocità e delle accelerazioni. Da dove partiamo? Partiamo dalle velocità, le facciamo in rosso, e poi con le accelerazioni in blu. Partiamo dalla configurazione 1, quindi in questa posizione, va bene? Questa è la configurazione 1, stiamo facendo riferimento direttamente alla slitta, quindi al membro di uscita del meccanismo, cioè sarebbe questa posizione qui. Quanto vale la velocità? L'abbiamo dimostrato, 0, giusto? Quindi qui ho un valore nullo, quindi questo è un punto del diagramma. Naturalmente qui abbiamo un asse di simmetria che conviene importare. Se andiamo a considerare la posizione 2, che sarebbe questa di fine corsa dall'altra parte, la velocità è 0. No? Sono i punti morti dello slittone, no? Quindi anche qui 0. Quindi la velocità qui è 0, qui è 0. Questa lunghezza è la corsa della slitta. Però noi abbiamo visto anche che c'è la configurazione 3. La configurazione 3 è quando ci troviamo qui, giusto? Questa è la configurazione 3. Nella configurazione 3 noi abbiamo ricavato la velocità della slitta che è questa, no? Sarebbe la VB4 e questo vettore qui. Se avessimo fatto il disegno di scala è proprio questo. Ok? Questo valore lo riporto, per esempio, qui in verticale perché sto facendo un diagramma. Quindi ottengo questo punto. Ma abbiamo capito anche che quel valore è un massimo, no? Del diagramma di velocità,
Perché un massimo? L'abbiamo spiegato, perché il vettore velocità è perpendicolare alla slitta e quindi di conseguenza il moto relativo nullo sia in questa curva prismatica, in quell'istante, sia in quest'altra. E quindi naturalmente trasmetto il massimo che posso trasmettere in termini di movimento. Per cui quel valore di velocità è il valore più alto. Va bene? Quindi se questo è 0, questo è 0, questo è il massimo, possiamo sapere come va il diagramma. Va bene? Il diagramma va in questi termini, questo è il massimo e quindi abbiamo un andamento di questo tipo. Chiaramente qualitativo, ma già ci fa capire come si comporta la guida di Firebird. Quindi con un occhio molto più vicino a quella che è l'applicazione e quindi anche il progetto del meccanismo. Ma questa è la corsa di andata, quindi in realtà questo diagramma vale in questa corsa, giusto? E parte da qui, si sposta verso sinistra, che abbiamo considerato una rotazione della manovella antioraria, la omega 2. Se proseguiamo, naturalmente quando sono arrivato a 2, la velocità istantanea della slitta è 0. Però conosco un altro punto, che è 4. Quindi 4 su questo diagramma coincide con 3. Ma qui cosa devo riportare? Il valore della velocità di B appartenente a 6. Ok? Prima ho detto 4, ma è uguale a 6, quindi la stessa cosa. Quindi dovrei riportare questo qui, giusto? Che è molto più grande, come vedete. Quindi lo riporto qui sotto, diciamo, qualitativamente ho questo valore, che è molto più grande. Ma qui è 0, qui ottengo questo valore, che per i motivi detti prima è anch'esso massimo della corsa di ritorno, va bene, e poi ritorna a 0. Deve comunque ritornare a 0, perché qui rifà il giro e qui deve essere 0, perché il glifo comunque è un bilanciere, è un movimento oscillante, glifo oscillante. Va bene? E quindi qual è il diagramma qualitativo della corsa di ritorno? È questo. Questo fa riferimento alla corsa di ritorno. Naturalmente il diagramma va letto in verticale, naturalmente. Cioè i singoli valori delle velocità vanno letti naturalmente in verticale. In questo modo. Ok? Nella corsa di andata, naturalmente, in questa configurazione leggo da qui a qui, va bene? Nella corsa di ritorno, per esempio, in questa configurazione leggo da qui a qui, ovviamente. Ok? Quindi è un diagramma nello spazio. Va bene? Questo per quanto riguarda le velocità. Beh, noi possiamo fare qualcosa di simile anche per quanto riguarda le accelerazioni, perché seppure in modo istantaneo abbiamo considerato l'analisi delle accelerazioni nelle configurazioni più significative. E allora andiamo a vedere cosa accade. Partiamo da 1, ok, e ho da questa configurazione abbiamo visto che alfa 4 è diverso da 0, quindi ho un certo valore della accelerazione, quindi non è nullo naturalmente, perché se fosse nulla anche l'accelerazione sarebbe in uno stato di guida, no? Velocità, accelerazione nulla, sta fermo. Quindi ho un certo valore della accelerazione. Accelerazione, come vedete, è concorde al movimento, quindi possiamo ritenere positiva. Quindi possiamo riportare che poi sarebbe questo vettore qui di accelerazione fino a questo punto. Abbiamo visto anche che nella configurazione 3 della corsa di andata abbiamo un'accelerazione uguale a 0, l'abbiamo dimostrato,
non abbiamo visto in questo caso l'accelerazione, ma accade qualcosa di simile a quanto accade nella configurazione 1, con la differenza che ho un valore negativo, perché naturalmente il glifo si ferma e poi deve ripartire. Quindi deve avere, in un caso ha un'accelerazione in questo senso, di qua ha un'accelerazione dall'altra parte. Ovviamente di qua non può andare perché è la configurazione estrema, giusto? Quindi è ovvio che l'alfa 4 deve cambiare verso. E quindi ho, diciamo, questo valore qui, per cui il diagramma, ecco, siccome qui la velocità è uguale a 0, abbiamo qualitativamente un diagramma di questo tipo.